Eccoci a un nuovo video. Come al solito, in questo video vi farò vedere i vari prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo e sono come al solito un po' random, un po' per il corpo, un po' la routine viso, qualche crema e qualche maschera. Quindi cominciamo subito, anche se non sono tantissimi prodotti. Come primo prodotto vi faccio vedere questo qui, che è il balsamo labbra che vi ho recensito nell'ultimo video. Se vi va di vederlo vi lascio il link all'info box, ed è il Bio Lip Balm della Benecos, che come vedete è super super terminato, mi è piaciuto tantissimo, ma però dato che appunto ho fatto la recensione a parte non aggiungo altro. Se vi va andatevi a vedere la recensione. Comunque terminato e sì, lo ricomprerei. E continuiamo con i prodotti viso. Vi faccio vedere questo qui, che è il detergente viso che uso di solito, anche questo super terminato, dovrebbe contenere anche menta, poi contiene ginkgo e tantissime altre erbe naturali, appunto è biologico, 100 ml di prodotto e mi trovo benissimo. L'odore è un po' forte all'inizio, però poi sulla pelle svanisce invece tantissimo. E anche di questo prodotto, insieme agli altri due che ora vi mostro, ho fatto una recensione approfondita e ve la lascio sempre giù nell'info box, sempre se vi fa piacere andarla a vedere. Anche questo terminato, anche questo lo ricomprerei, anzi, tra poco farò l'ordine. Appunto, oltre al detergente, ho terminato in combo questi altri due, che sono uno è il tonico, il ginkgo è sempre Biotrab, vabbè, il nome in tedesco non so pronunciarlo, biologico, e questo è da 125 ml, uguale, quindi della stessa linea del detergente. Anche questo ve ne ho parlato nella recensione, anche questo sì, lo ricomprerei perché mi è piaciuto tanto. Come ultimo prodotto correlato a questo e sempre in combo è questa qui, che è la crema viso, in questa fantastica boccettina così con l'erogatore, così che io l'amo follemente, del tipo che da quando ho usato la crema con questo erogatore inizio a odiare le creme nel vasetto, perché è fantastica. Sì, è vero, quando finisce magari non potete ripulire bene l'interno della boccetta, però allo stesso tempo la dosate bene, esce il giusto, mi piace tantissimo. Anche questa è della stessa linea e anche questa sì, la ricomprerei. Poi altri prodotti viso che vi faccio vedere sono queste tre maschere, due sono uguali e sono sempre le maschere solite che vedete in tutti i miei video prodotti terminati, perché le adoro follemente. Sono della Geomar, costano pochissimo e sono ottime. Escono due dosi e ogni dose è di 7,5 ml, io mi trovo benissimo. Questa è purificante e effetto opacizzante, infatti questa la preferisco d'estate, e appunto è terminata una sola. E ho terminato invece due di queste qui, anzi ne avevo terminate tre, ma una l'ho buttata, perdonatemi. Ed è quella lì invece, sfoliante illuminante alga corallina biofiore di iris. Anche questa mi trovo benissimo, la consistenza è completamente diversa da quella e rende veramente il mio viso luminoso, quindi adatta all'inverno che magari abbiamo l'incarnato un pochino spento. Anche queste terminate, anche queste sì, le ricomprerei. Passiamo al corpo. Allora, del corpo ho terminato il bagno schiuma. Questo qui è dell'Angelica, latte d'asina, Butter Shower Gel, e mi ci sono trovata benissimo, ragazzi. Io adoro questo bagno schiuma, non è biologico, però non ha nemmeno ingredienti così dannosi. Al primo posto addirittura l'acqua e il profumo, fantastico, ragazzi. Ha un profumo sul dolciastro, ecco, non è fiorato e né aspro, però abbastanza dolce, ma non stucchevole, perché io odio i profumi troppo dolci. Ed è molto leggero, fresco, fantastico. Io l'ho adorato ed è anche abbastanza idratante come bagno schiuma. Questo l'ho pagato 1,10 euro, quindi pochissimo. E sì, lo ricomprerei, anzi, già l'ho ricomprato e lo sto usando. Altro prodotto corpo terminato è questo qui, che è un burro corpo della Caloderma all'olio di argan. E mi sono trovata benissimo. 300 ml, ha un odore fantastico. All'inizio può sembrare un po' forte e stucchevole, poi piano piano svanisce questo aroma forte e vi rimane sulla pelle questo odore fantastico, ragazzi, che se mettete questa crema prima di andare a letto e mettete il pigiama, il giorno dopo, anzi la sera dopo, quando andrete a rimettere il pigiama, odorerà ancora della crema ed è fantastico. Io ho usato anche il bagno schiuma di questa linea, che sto terminando, effettivamente potevo inserirlo perché ce n'è proprio un goccino, forse è giusto un'altra doccia ci resta. Però me lo sono dimenticato e anche quello è fantastico. Sì, la ricomprerei. Sto valutando se comprare però un'altra crema, perché
Volevo provarne un'altra, tutto qui, perché anche il prezzo non è altissimo, intorno ai 4,90, comunque non più di 5 euro o 5,20 euro, ecco. Ultimi due prodotti terminati sono questi due prodotti per capelli. Uno è il balsamo, chi è che non conosce qui su YouTube lo Splendor a cocco. Questo balsamo addolcente a cocco morbidezza naturale capelli lunghi e ribelli, che io ho adorato follemente tutta l'estate, l'ho amato veramente, ragazzi. Io quando mi ritiravo dalla spiaggia uscivo. Ultimo prodotto terminato è questo shampoo sempre da Garnier, ultra dolce, latte vegetale idratante, dona morbidezza e luminosità a capelli normali. Io avrei scritto capelli secchi normali. In passato l'ho usato quando avevo i capelli un po' più secchi e sfibrati, anzi verso l'estate, quindi danneggiati anche dal sole e dal mare, perché quando ho fatto 2 anni fa. Sì, 2 anni fa, la visita in spiaggia avevo i capelli rovinatissimi perché ero sempre costantemente sotto al sole, non avevo di certo il tempo e non potevo, lavorando, mettermi oli nei capelli, e quindi li avevo secchissimi e questo mi aveva aiutato. L'ho ripreso quest'anno e il mio capello non aveva bisogno di questa idratazione, quindi sembrava che avessi sempre i capelli sporchi. L'ho accantonato come il balsamo, però il balsamo poi l'ho finito perché tanto era come acqua fresca. Questo come si fa a finire, ragazze? Ditemi, come si fa a usare uno shampoo che poi per voi i capelli sono sporchi e ve li dovete rilavare? Come un'altra cosa, poi se qualcuno ha provato lo shampoo alla camomilla della Schultz, a me non piace l'effetto, sta lì, non so come usarlo, ragazze. Penso che farà la fine di questo, ovvero l'ho ripreso ma l'ho usato per lavare i pennelli. Per lavare i pennelli è perfetto, quindi no, non lo ricomprerei come shampoo per capelli. E conclusione, quindi spero che qualcuno mi dia qualche consiglio su come utilizzare anche quello lì della Schultz alla camomilla, perché anche quello non mi piace. Ho fatto 3 lavaggi, li ho rilavati tutte e 3 volte di nuovo e penso che lo userò anche quello per i pennelli, non lo so, anche se costa di più di questi qui, quindi pare un po' sprecato. E niente ragazze, io ho parlato tantissimo in questo video, anche se i prodotti non erano tantissimi. Spero di non avermi annoiato. Vi mando un bacione grossissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!